Continua la battaglia dei cittadini contro l'installazione dell'antenna Wind a Buonabitacolo e i residenti del piccolo paese del sud del Vallo di Diano stanno ideando una forma di protesta quantomeno particolare, se non addirittura unica. Infatti, i cittadini di Buonabitacolo hanno ipotizzato di disdire i contratti in essere con l'azienda telefonica, così, dicono, da lanciare un segnale forte alla Wind. È stata già avviata la raccolta delle schede e dei consensi. I buonabitacolesi, da lunedì scorso, hanno dato vita a un presidio senza interruzioni in località Pennino, dove dovrebbe essere installata l'antenna. Occorre aggiungere che a favore della Wind c'è una sentenza del TAR che ha rigettato le istanze del comune e, in pratica, dato il nulla osta per l'avvio dei lavori. Ieri sera si è tenuto un incontro tra amministratori e cittadini per cercare di fare il quadro della situazione. L'amministrazione sta tentando la via del dialogo con la Wind per cercare una soluzione condivisa. I cittadini invece hanno dato vita alla protesta dei contratti da disdire con l'azienda telefonica per dimostrare il proprio dissenso verso una scelta osteggiata dalla popolazione sin dall'inizio. Il Pennino è una zona meravigliosa di Buonabitacolo e non va intaccata.